Oggi a Saifi Tiger! Evviva! Ciao a tutti e benvenuti qui sul nostro splendido canale! Nella nostra cucina virtuale! Cucina virtuale, reale, a volte così ipertestuale, iperrealista! Allora, oggi siamo qui insieme al nostro terzo cuore, Enzino, saluta! Ciao! Perché ciao. Oggi facciamo un video... Assaggi! Assaggi Tiger! Assaggi che... Io già immagino che devo scappare al bagno! Allora, ecco qua il nostro bustone, ci ho dato dentro con gli acquisti. Innanzitutto proveremo... Cos'è? Chi l'ha messa questa? Queste sono le mie corde per allenarmi. Sì, certo. Allora, cominciamo subito. Abbiamo qui una serie di alimenti prodotti da Tiger. Oh my god! Vediamo un pochettino cosa peschiamo random. Cominciamo questo con un apple chips, patatine di mela. Buone! Una simpatica novità. E allora vediamo come sono. Vediamo gli ingredienti. Ho assaggiato quelle alla Lidl. Le erano buone. Vediamo queste qua. Aspettate. Prima ingredienti. Chips di mele essiccate. Kombucha, ingredienti, mele e antiossidanti. Non ci credo, sono potabili. Veramente, vediamo. Non ci voglio assaggiare. Certo, amore. Allora, queste le puoi mangiare. Se ti piacciono, sono anche contenta. Prego. Sono delle mele, tante patatine. No, queste le avevo già assaggiate una serata. Sì, ma erano di un'altra marca. Assaggiamo. Amore, tu sempre porzioni parte. Sono così. Allora, guardate che carine. Anche abbastanza rossa la buccia. Croccanti, molto di più delle altre. Sanno di mela. È mela. No, dico va, sanno di mela. La mia sa di fragola. Buona, vero? Un po'. Sono mele rosse e gialle. Prodotto promosso. Diciamo i prezzi. Un euro e sono 40 grammi. 40 snack, grammi, 358 snack. Calorie ogni 100 grammi. Si può fare, si può fare. Ok. Prodotto numero 2. Sono stata attratta da questa confezione di biscotti. Di biscotti, sono stata attratta dalla scatola di latta. Danish Chocolate Chips Cookie. 2 euro, sono venuti 2 euro con la latta, carinissimi. Apriamo e assaggiamoli. Diciamo gli ingredienti? Sì. Di qua non è che saranno. No. Ok, ho letto già palma colza. Palma colza, bene. E quindi e cioccolato. E cioccolato. Adesso apriamo. E voilà! Sono piccoli, carini, graziosi. Dai, assaggiamoli. Prego. Non me lo metà. Prego. Metà. Sono buoni. Assaggiamo. Fanno schifo, però sono croccanti. No, non fanno schifo, sono di menta. Me ricordano il truciolato. Beh, la risposta è beh. Prodotto bocciato. Tu e la regina. Ma la scatolina è bella però. Allora. Proviamo, ci sono una serie di crackers che ho preso, che io so sicuramente a Gabriele piaceranno. Allora, crackers di segale al forno con semi di papavero e lino e sesamo. E carta, non ce n'è carta zitto. Igienica. No, hanno dei buonissimi ingredienti. Perché hanno farina integrale di frumento, acqua, farina integrale di segale, farina di frumento, semi di sesamo, semi di lino, semi di papavero, sale marino, miele, lievito e melassa, punto. Quindi io li ho comprati guardando gli ingredienti, questi qua. E ogni video allora, che facciamo di assaggi si presenta questo ragnolino non qua. Lo so. Allora, il crackers si presenta così. Assaggiamo. Un e pezzo mia, tieni. Uno intero ne vuoi? Sì. Tieni. Lo so. Uno Enzo, noi lo dividiamo. Questo a me e questo a te.
Ma io ne voglio proprio un pezzetto. Vabbè, dai. Sono come i crackers integrali. Prodotto approvato. Buonissimi, sono costati 2 euro. Continuiamo con i crackers, ne ho presi di 3 tipi. Sei contento? Allora, questi, 2 euro anche, sono grissini di sega nel forno con semi di sesamo e sale marino, quindi non hanno i semi di papavero e non hanno nient'altro, sono più easy. Allora, questi sono solamente quelli col sesamo. Tieni, amore. Tieni, altro amore. Buoni. Ma da punizione. Vero? Tipo quando uno si è comportato male, ha tutti e 2 pacchi. A quello che si è comportato male gli dai questi, perché... Ma proprio gli dai sulle mani, perché di quanto sono duri. Sono croccantissimi. Ma non se ne può parlare male, sono buoni. Ci devi mettere su 2 kg di maionese per dargli un po' di gusto. Sono molto buoni. Con la maionese. Prodotto insomma. Insomma, potendo scegliere gli altri. Proviamo questi alla cipolla. Erano in offerta. Sono con aneto e cipolla secca. Ah, vediamo. L'aneto mi piace. Tutti ingredienti buoni. Io non assaggio quelli con la cipolla. Perché mai? Perché deve baciare la ragazza. Ah. La cipolla. Quelli con cipolla e aneto emanano un profumo pazzesco. Si presentano così, col prato inglese sopra. Tanto aneto qua sopra, eh? Dammelo proprio un pezzettino, tanto per... Ma perché fai il parco? Tu sei invece tutt'altro. Allora, buonissimi! Questi sì, sono pericolosi. Prodotto Pros! Numero 1 questi, numero 2 quelli marroni, l'etichetta è contornata di marrone. Numero 3 questi qua, da punizione. Da punizione, quando vi fanno seccare a casa. Tipo classe 1800, di quello là che la maestra te le dava. Da suore, da suore. Da suore, brava. Ci facciamo un succo? Succo di pera? Un attimo che dico. Qua, succo mela pera ribes nero. Succo mela pera ribes nero. Allora, cos'è sto robo? Miale. Apple and Pear and Black Currant Juice. Sì, quello là. Questo contiene succo di mela, succo di pera e succo di ribes non filtrato. E basta. Assaggio io? Sì, assaggialo tu prima. Qua facciamo tipo calumè, ragazzi, non vi sconvolgete. Siamo una famiglia. Buono? Com'è? Sa di veleno? Molto particolare. Sa di veleno? Sei avvelenata. Addio. Non dico nulla, così la beve. Da che schifo è? Anch'io. Ma sa di vino. Oh, bello. Sa di vino un po' molto allungato. Sa di vino / aceto. No. Fruttato. È buono, ti piace amore? Io 10 punti. 10 punti. Sì, addirittura. 2 euro, molto pungente come sapore, vero? Sì, molto pungente, no, punge? Però sì, non sta non piacendo, punge, lui non lo punge. È succo di pera, succo di mela e succo di ribes nero, però fate conto che è tipo sidro la mela, non è succo di mela tipo succo di frutta. No, okay? Non c'entra niente. Ma non è alcolico, no. Diciamo ma che la è buono. La mela si trasforma in sidro. È vero, amore. Bonazzo. Prodotto Onni. Cos'è questo? Questa è una simpatica novità. Hummus chips, patatine ai ceci. Patatine ceci, ingredienti. Chips di patate e ceci. Ragazzi, vi giuro, io pensavo ci fosse l'inferno dentro. E invece dentro, cosa c'è? Invece no. Ci sono ingredienti. Allora, amido di patate, olio di semi di girasole, farina di cesio al 22%, fiocchi di patate, patate granulari e sale. Ora, ammetto di non sapere cosa sono le patate granulari, ma tutto il resto mi pare buono. Dai, proviamo. E non c'è olio di cozza, palma, qui c'è una piumina. Cozza, non c'è l'olio di cozza. Sono fatte così. Una a me. Vieni. Buone. Assomigliano un po' le chips. Comigliano un pacco di patatine.
sono tipo di Amica Chips. Sapete le grigliette quadrate? Ah, vero, vero, vero. Hanno lo stesso sapore delle grigliette quadrate dell'Amica. Però quelle là erano più sofficiose, più spugno. E c'è lo schifo dentro. E queste sono buone, dai. Prodotto da promosso. Quello è un prodotto promossissimo e sono costate... 70 euro. No, un euro saranno le ho prese. Ma datela 2 euro, ma le valgono. E adesso? Cosa sono queste? Qualcosa di dangerous. Vecchia scuola, arachidi con croccante copertura di chili. Ingredienti, 44% di arachidi, farina, amido di mais modificato. Poi, zucchero, olio di palma totalmente idrogenato. Bello, potente. Sciroppo di glucosio, peperoncino, aglio, pepe, cipolla, malto d'estrina. Sai, tu non li puoi mangiare questi, va bene? Posso? No, questi piccano, piccano. No, ok. Mangi di quelli, tagliane uno anche a voi. La pillola della muerte. Uno, due, tre. Bababum, potenti. Allora... Non posso dire che siano brutti, Sono buoni. Me lo dai là il vinello, come si chiama? Dammi. Piccantissimi. Ammazza. E croccantissimi. Sanno come degli M&M's salati. Ah. A me sono piaciuti, a te no? No. Sì, sono buoni, però poi... Sono buonissimi, però poi il piccanto si sente, piccanto. Sono molto buoni, però. Molto buoni. Cos'è? I Oreo arribattuti. Gli Oreo fasulli della Tiger. I Tiger Oreo. Qui ragazzi gli ingredienti non li leggo nemmeno, è una stupidaggine leggere gli ingredienti. Però i grassi vegetali sono di palma e di cocco, non c'è la colza almeno quello. Ma non lo vuoi sono assaggiare? Sono più grossolani. Più grossoloni. Di menta. Sanno di li ho mancia. Pagati. Allora, nocciolini piccanti al chili erano 2 euro. E questi 1 euro. No. La pallida imitazione. No. Viva gli Oreo, sempre. Sono passaggini Findus? Tipo, no, sono dolci e sono biscottini alla cannella. Ah. Ingredienti. Farina di frumento, zucchero, burro, lievito, cannella e sale. Sono... sanissimi tra virgolette. Io non li assaggio. Va bene. Certo, tu non sono porcherie. Presentano così, guardate. Veramente come bastoncini Findus. A me piacciono molto. A me non mi piacciono. Non so. Un bel zero. Hanno un forte gusto, no fortissimo, forte gusto di cannella e burro mischiati. Ah. Si sente moltissimo il burro, che sarà in una percentuale pazzesca. Sono come delle paste sfoglie molto compatte, a volte di burro, zucchero e cannella. Sì, è un tipico biscotto al burro, col cocco. Buono. Pieno di schifezze. Ultimo prodotto. Ultimo prodotto, amici, ultimo prodotto. Patatine al cocco, prezzo 2 euro. Allora, questi qua al coso erano biscotti alla cannella 3 euro. E adesso le cocco chips, che non sono, letto dagli ingredienti, molto simili a quelle che vendono di solito, perché hanno... Intanto sono tostate, poi hanno 87% cocco, zucchero di canna e sale marino. Ah. Assaggiamo. Si presentano così. Un po' ingiallito, ma penso sia la tostatura. Ma aspetta che... Dai, fammi assaggiare, mamma. Tieni. Sì, scadono nel 2018. Vado. Buoni. Buoni. Questi finiscono subito, Ma veramente, sono buonissimi. Sono croccantissimi. Vediamo se riesco a farvi sentire. Non so se si sente. Proprio crunch, appena dolci e appena salati.
Buoni, vero? Buonissimi per un aperitivo particolare, molto buoni. Per un aperitivo in riva alla spiaggia, sul vostro terrazzino, o magari semplicemente in un tête-à-tête. Bene, vi consigliamo questi prodotti? Sì, nonni, qualcosa sì, quasi qualcosa tutti, no. Ci è piaciuto tutto tranne gli Oreo finti, i grissini quelli al sale, che non sono brutti, sono così. E poi qualcos'altro. E poi il beverozzo, che non è male, è molto acidulo, molto vinoso, però non è male. E mi ha stupito, perché ho sempre pensato che Tiger e Ikea fossero molto simili. Invece dal punto di vista dei prodotti Tiger è nettamente superiore come componenti, almeno per quello che abbiamo comprato. Perfetto. Bene. Quindi siamo contenti di aver provato questi prodotti per voi e con io voi. Io sono contenta. Mi raccomando, condividete questo video, mettete un mi piace e soprattutto iscrivetevi sulla pagina FB dei Due Cuori Una K. E mi raccomando, guardate le nostre puntate sul canale 868 di Sky. Sì, Due Cuori Una K è arrivata in TV su Sky tutti i giorni, tranne il martedì mi pare, dalle 13 alle 13.30. Trovate gli orari qua sotto. Ed in replica a l'una di notte, se prima di addormentarvi volete farlo guardando il bel faccione di Gabriele. Noi invece ci ritroviamo sempre qui sulle vostre tavole. Ciao! Ciao!